artisti, oggi impareremo a fare uno storyboard. Lo storyboard è uno strumento molto utilizzato dagli illustratori, ma è anche uno strumento che si utilizza ad esempio in cinematografia. Permette di avere una sequenza schematica di tutte le immagini all'interno del vostro albo illustrato. Per questo è molto importante che voi impariate a farlo, perché in questo modo progetterete il vostro libro nel migliore dei modi. Infatti, imparare a fare lo storyboard è una tappa fondamentale di qualsiasi illustratore che si rispetti. Bene, non aspettiamo ancora, cominciamo! Dunque ci servirà una matita, una gomma, dei pennarelli, carta, il testo stampato, forbici e colla. Ecco qui, io ho scelto una famosissima favola di Esopo, il topo di città e il topo di campagna. Basterà stamparla in modo tale che avremo il testo a cui fare riferimento e da ritagliare in un secondo momento, dopo vi spiegherò come. Per prima cosa divido il testo a seconda di come voglio distribuirlo tra le pagine dell'albo illustrato. Quindi la prima parte andrà nelle prime due facciate illustrate, la seconda parte andrà a seguire e così via. Quindi procedo con il vero e proprio storyboard. Come ho detto prima, lo storyboard ci permette di avere una visione d'insieme e una visione sintetica delle nostre pagine illustrate. Quindi parto dalla pagina 1, che è da sola non accoppiata, e poi procedo con le pagine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e infine 12. Come vedete, ci sono più pagine rispetto ai paragrafi che ho individuato nel testo. Questo perché desidero che ogni parte del testo coinvolga una doppia pagina illustrata. Per esempio, il paragrafo numero 1 interesserà la pagina 2 e 3 e quindi ci sarà un'illustrazione che riempirà tutte e due le pagine. Nella pagina 1 abbiamo previsto l'occhiello. In questa pagina infatti c'è il frontespizio e l'occhiello non è altro che il richiamo del titolo di copertina con annesse illustrazioni. Comincio quindi a prevedere le illustrazioni per ogni mia doppia pagina e quindi, come vedete, nelle pagine 2 e 3 ho deciso di far vedere i due topolini che condividono un semplice banchetto campagnolo. Poi nella seconda pagina doppia, quindi in pagina 4 e 5, ho deciso di disegnare il topo di città che indica la sua casa ricca nella città, appunto. E nella pagina 6 e 7 un molto molto sontuoso banchetto cittadino. Nella pagina 8 e 9 i due cani che rincorrono il topolino. E nelle pagine 10 e 11 il topolino di campagna che si riavvia verso casa sua, molto felice di tornare alla tranquillità della campagna. Infine, nella pagina 12, che è chiamata anche controfrontespizio, prevedo di disegnare qualcosa di speculare rispetto alla pagina di frontespizio, quindi
come occhiello disegno un topolino di città, e nella pagina di contro frontespizio disegno invece il topolino di campagna. Bene, adesso procediamo con un altro elemento, ovvero il menabò. Il menabò non è altro che il prototipo del vostro libro illustrato. Procedo quindi nel riportare più nel dettaglio tutto quello che ho previsto sinteticamente nello storyboard sulle pagine del mio menabò, che ho creato con semplicissimi fogli da stampa. Conto e piego il numero di fogli in modo tale che risultino uguali a quelli previsti nel mio storyboard. Prendo un ulteriore foglio e lo utilizzo come copertina. Nella maggior parte dei libri illustrati, la seconda di copertina è coperta dai risguardi, che coinvolgono anche la pagina 1, ovvero la pagina a fianco. Come esempio possiamo vedere questo libro, Ciao Ombra di Anna Curti, in cui possiamo osservare la seconda di copertina e la pagina 1, che sono i risguardi del nostro libro. Essendo questo un libricino di pochissime pagine, possiamo evitare di dedicare queste due pagine ai risguardi e lasciarne una libera a sinistra per il colophon, ovvero i dati editoriali, i dati di stampa, e utilizzare quella a destra, ovvero il frontespizio, per inserire l'occhiello e quindi richiamare il titolo e immagine di copertina eventualmente. Quindi questa è, a tutti gli effetti, la nostra pagina 1. È qui che dovremo riportare il nostro topolino di città. Procedo in questo modo con tutte le altre pagine. Queste sono pagine 2 e 3 e quindi vado a disegnare più nel dettaglio quello che avevo sinteticamente tracciato nello storyboard. Vado avanti per tutte le pagine. Ed ecco qui il risultato. Abbiamo quindi la copertina, un'unica pagina di risguardo, subito il frontespizio con l'occhiello. Ed ecco qui il resto delle illustrazioni. Ovviamente non si tratta dei disegni definitivi, quelli li faremo su una tavola adatta a seconda della tecnica di colorazione che vogliamo utilizzare, ma il menabò è molto molto utile perché ci dà delle linee guida da seguire per portare avanti il nostro progetto. Quindi quando realizzerò le tavole illustrate mi atterrò a quello che ho tracciato sul menabò. Sul menabò posso vedere per esempio se il ritmo del mio libro funziona o se ci sono cose da cambiare e che funzionano meno. A questo punto bisogna pensare al testo. Prendo proprio il testo che ho stampato e lo ritaglio con le forbici e in modo molto artigianale lo inserisco laddove ho progettato. In questo caso vedete come ho tagliato frase per frase e l'ho disposta nel luogo dove prevedevo di inserire il testo. Farò questa cosa per tutte le mie pagine illustrate in modo tale da avere un prototipo completo. Ed ecco qui, ho distribuito il testo previsto per queste due pagine. Potete decidere di distribuire il testo proprio come desiderate.
base agli spazi che avete deciso di dedicare alle parole. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Noi ci vediamo per la prossima lezione. Ciao ciao!